ti ho acchiappato! Ti ho pacchiato! Sì! Ti ho piegato! Senti! Ehi! Cosa? 100 contro 1 che se la mangia crudo! Lascia fare a Topolino, sta ben attento! 10, 20, 30, 40 che vita lunga! E il resto cosa dice? Tu, parla! Cosa dice? Oh, è incredibile! Oh, una disgrazia! No, dice che puoi trasformarti in qualsiasi cosa! Certo, certo! Vuoi che te lo dimostri? Posso trasformarmi in tutto ciò che voglio io! Su, dimmi qualcosa! Una cosa qualunque! Davvero? Davvero! Topolino ne sa una più del diavolo. Ha avuto una buona idea. Ebbene, sai cambiarti in una mosca? Una mosca piccolina con le zampine e le alunce? Appunto, una mosca. Oh, ma non puoi volere una mosca. Non sarebbe meglio un coniglio dalle lunghe orecchie rosa? Beh, certo, se non sai fare la mosca, allora... Va bene, una mosca. Perché? Una micola boschina con le alucce rosa. Sono le parole magiche, i fai poco, i fai poco, sono un tipo stravagante, ehi, dai, ehi. Sei certo di non preferire un conigliuccio? Ehi, cos'è questo? Credevi di farmelo, eh? Ancora un paio di buone idee come questa e sono fritti. Beh, ammetto che i nostri tre amici sono in un brutto pasticcio. Ma Topolino non è tipo da arrendersi per così poco. Con un po' di buona fortuna possono cavarsela. Non è la prima volta che Topolino si trova nei guai. Nessuno vuol comprare un bel sorcio accicato? No, grazie. Volevo dire no. La situazione è un po' oscura per i tre prigionieri. Non darei un soldo per la loro pelle. Eppure ci può essere ancora una via d'uscita. Ricordatevi dell'arpa magica. Essa sa qual è il debole del gigante. Ed io so che è un debole per lei. Forse tutto non è ancora perduto. Se l'arpa cantasse con la sua magica voce e facesse addormentare il gigante. Se non ci riesci lei, raccontagli una delle tue favole. Zitti ora e vediamo che succede. Dormi e dolce sognar. È una fuga deliziosa. In un mondo rosa, quanto è bello sognare, tra le stelle ti puoi librare, ed il cuore sorride e canta, tanta ebbrezza e sogno può dare. Limiti nell'immensità, ogni ebriarti di libertà, solo chi sogna capir potrà quanto è dolce dormir sognarò. A cercar nella tasca di destra va la chiave di quello scrigno e là. Almeno credo. Sì, ti ho preso. Signore? Cosa? 10, 20, 30, 40. Caspita, che vita lunga hai!
E questa che cos'è? Parla, che cos'è? Oh, no, non posso crederci. È una cosa brutta. Dice che riesci a trasformarti in tutto ciò che vuoi. Certo, certo, vuoi vedere? Posso trasformarmi in tutte le cose più incredibili. Forza, chiedimi una cosa qualsiasi. Qualsiasi? Qualsiasi. Puoi trasformarti in una mosca? Una mosca? Quegli animaletti piccoli, piccoli con le annunce! Esatto! Una piccola mosca! Tu non vuoi vedere una mosca? Che ne dici se mi trasformo in un coniglio con delle lunghe orecchie rosa? Oh, beh, certo! Se non riesci a trasformarti in una mosca! Va bene, una mosca! Perché? Per vedere se ci riesci! D'accordo! Una mosca piccola piccola, ma con le ali rosa. Allora, la formula magica. Fi-fai-fo-fa, fi-fai-ho-ha. In una mosca mi trasformo con le ali rosa rosa. Sei sicuro che non vuoi un coniglietto rosa? Ehi, che succede? Pensavate di prendermi in giro? Si mettevano pene per i nostri prigionieri. Sembrerebbe proprio che non ci sia altro da fare. Ma c'è ancora una speranza, l'app magica. Lei conosce il tepole del cicante? Ah, se solo usasse il suo magico canto per addormentarlo. Darmi è dolce sognar, è una fuga deliziosa in un mondo rosa. Quanto è bello sognar tra le stelle, ti puoi librar ed il cuore sorride e canta. Tanta ebbrezza il sogno. La chiave di cui